Emilio diceva sempre: le banche sono come una scatola di cioccolatini, se ne mangi troppi ti viene lo spread. Da quando sono all'opposizione sembra di essere tornato giovane. Sembra di essere tornato quando il trota ripeteva la seconda asilo. Sento così giovane che adesso faccio una scritta sul muro. Faccio un graffito padano. Ce lo faccio vedere io a Monti, com'è vero che mi chiamo Bossi, Forest Boss. Adesso già scrivo: abbasso alle banche. Abbasso le banche. Abbasso. Mi sa che devo mettere una B in più. Abbasso le banche. Mi sa che devo mettere un H. Sì. Ah, basso. Voglio montare il gazebo. Voglio montare il gazebo. Voglio tornare alle origini di quando la Lega. Faccio vedere io a Monti. Infilare la staffa A nella staffa B, fissare con l'apposita brugola. Porco boia, non c'è la brugola qua. Se non cambierà, lotta dura sarà. Se non cambierà, lotta dura sarà. Sei uno dei nostri? Eh? Sei un indignato anche tu? Io sono un po' incazzato perché non c'è la brugola. Guarda che il concentramento contro le banche è dall'altra parte del parco. Scusate, l'H in abbasso, dove va messa l'H? Prima delle S, quante S vanno? No, perché contro le banche mi sono già concentrato abbastanza io qua. Ora devo montare il gazebo perché così raccolgo le firme contro il governo. Ah, grande, ma ti serve una mano? No, mi servirebbe più un cervello, perché non riesco a fare qua. E noi della Lega avevamo un sogno di riempire l'Italia di gazebi, però già montati, perché se dovevamo montarli noi, a quest'ora c'era ancora Forlani. È assurdo, il mondo è in mano ai banchieri. Che il mondo sia in mano ai banchieri. Perché i banchieri non hanno nessun rispetto per il popolo. Bravo. I banchieri, perché le banche pensano solo ai loro interessi. Bravo. Perché alle banche non ce ne frega niente se un ufficio in mezzo a una strada. Sì, perché alle banche non ci interessa niente se uno ci aveva un bel lavoro. Andiamo a tirare. Aspetta, facciamo una cosa. Andiamo a tirare le uova, sì, e la vernice contro le banche. Andiamo contro le banche! Dai, che banca andiamo? Andiamo alla Banca Popolare di Milano! Andiamo! Milano! Alla Banca Popolare di Milano, andiamo! Proprio quella banca lì? Eh sì, dai! Non si può fare un'altra banca? Ma perché? Ah, perché la Banca Popolare di Milano comandiamo ancora noi dalla Lega. Ci servirebbe un'altra banca da tirarci le uova. Ce l'ho. Andiamo a manifestare davanti alla Cariverona. La Cariverona!
cari Verona. Ma scusa, ma perché? Ma ci hai già manifestato lì? Ci siamo manifestati, mi sono proprio speso personalmente. Proprio. Ho piazzato quasi tutto il consiglio d'amministrazione. Comandano Tosi e Zaia, che sono ancora dei miei. Vabbè, ci sarebbe anche Intesa San Paolo, una delle più grandi banche d'Europa. Ecco, l'Intesa San Paolo! L'Intesa San Paolo! No, l'Intesa San Paolo no. Ma perché? Perché c'è il consigliere d'amministrazione anche lì, ce l'ha messo Giorgetti. Sì, ma ce l'ha messo insieme a Maroni. Sì, ma non sembra che vuoi veramente lottare contro le banche. Posso dire una cosa? Ci sarebbe la cassa di risparmio di Otranto. Che c'è? Catanzaro? Ma che c'è? Lì ci vengo volentieri, ragazzi, c'ho anche la bomboletta. Mi sembra che hai le idee un po' confuse tu. Sì, hai ragione, comunque è una questione. Perché. Non è questione di quale banca, è vero? E che cosa? È questione di tutto il sistema. È anche l'informazione! È l'informazione! È un problema dell'informazione! C'ho la bomboletta! Idea. Quale? Che idea c'ha? Aspetta, c'ho l'idea! Andiamo tutti a manifestare davanti alla RAI! La 7 non possiamo andare sotto la 7. No, perché alla RAI abbiamo un vice direttore generale, abbiamo un vice direttore di rete. Ci abbiamo tre capi struttura, centro produzione di Milano. Cosa vuole? No, cosa vuoi manifestare tu? Si può sapere? C'è qualcosa? Cos'è sulle piedi? Sì. Quote latte? Ma chi se ne frega delle quote latte? Qui il problema è la finanza internazionale, vostre! È la finanza internazionale e i negri! Cosa hai detto? I negri e i terroni! Aspetta, no, ancora no. Ma mi potevate aiutare a montare il gazebo? Proprio vero che certi lavori non vogliono più farli gli italiani. Ci sono mica due albanesi in sala che vengono a montare il gazebo. Ciao, Forrest. Jenny! La mia Jenny! Ciao, Jenny, e te siamo come pane e burro, Jenny. Ciao, sai montare il gazebo? O ti viene meglio con le capanne di fango? Dove sei tu? Vieni, Jenny. Stai facendo le costruzioni, Forrest? Veramente sono più brava a distruggere. Per costruire c'è ancora un po' da lavorarci. Secondo te, Jenny, Abbas è giusto scritto così? Non preoccuparti, Forrest. Quello che conta è il pensiero. È il pensiero. Dici niente, te, è proprio il pensiero. Proprio questo che mi preoccupa, Jenny. Tutti hanno un pensiero più grande del mio. Noi della Lega avevamo un sogno, Jenny. Controllare le banche del nord per aiutare i giovani. Chiedimi se li abbiamo aiutati. Li avete aiutati? No. La Padania è una roba più per anziani. Che bella musica. Com'è romantica. Ti piace, la musica? Sì. Ce lo facciamo un duetto io e te, Jenny? Ti va di fare una cantata con me? Ti va di cantare? Sì, che bello. Cos'hai, Jenny? Vado un attimo a prendere un bicchiere d'acqua e torno. Non hai la tisi, Jenny? Aspettami. La mia Jenny. La mia povera Jenny. Ecco, ho bevuto. Hai bevuto? Sei cambiatella, Jenny. È l'acqua del Po. Jenny, la mia Jenny, perché i giovani se ne sono andati? Perché i giovani non mi capiscono, Jenny? Forrest, tu certe volte proprio sei di coccio. Ci sono giovani che col sistema ce ne su, non ne possono. Il mio sogno si chiama Padania, e di romper l'Italia la smania. Oh sì. Io vorrei con i giovani parlare di quota.
te la tenor te capì. Allora io perché mi lancio, Zancani? Bravo, bravo. Ma io perché mi lancio in queste cose? Eh? C'è Carla. Vedi là c'è mia moglie, Carla. Mi lancio in queste cose qua. Allora ragazzi, lei, avete visto Zancani? È un amore. Zancani. Grazie. Lei è un soprano. Zancani, grazie. Posso chiederti una cosa? Sì, sì. Mi porti certo, là. Grazie certo. Zancani, ti adoro. Zancani, oi là. Zancani, sei bellissimo. Ma scusate, guardate che belle. Bravi. Neri, che belli che sono.